Oggi è il quinto evento che abbiamo organizzato nella bottega di Mauro e abbiamo raccontato della Puglia. Puglia, che per me è una regione sempre fantastica, è ormai più di qualche anno che posso annoverarla nelle mie regioni preferite. Assolutamente. I rossi fantastici, questa sera abbiamo avuto la prova assaggiando ben 7 rappresentanze della Puglia. Esatto, abbiamo cominciato con una comparativa fra Nero di Troia, esattamente Borgo Turrito con il loro 1221, il Gelso d'Oro di Podere 29 e Cantina Diomede, che per me è stata una scoperta, con questo Nero di Troia veramente eccellente. Sì, poi abbiamo assaggiato il Mora Mora di Paolo Leo, che è una malvasia nera, un primitivo di Manduria da 15 gradi, ma fantastico. Con i vigneti a 3 metri dal mare. E due passetti di primitivo. Uno è, un dolce naturale, una maturazione, sempre di primitivo, e l'altro è un passito. La cosa che abbiamo notato con piacere è che anche tra vitigni uguali ci sono interpretazioni diverse e quindi ci troviamo di fronte a vini diversi, ma tutti adatti ad una situazione particolare e diversa, quindi fantastico. Se avete voglia di assaggiare dei vini veramente eccellenti, la Puglia non vi deluderà assolutamente. E chissà cosa degusteremo nel prossimo evento. Ah, ci pensiamo, dai, voi state collegati, stay tuned, come si dice, e vedrete insomma cosa ci inventiamo la prossima volta. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.